inaugurato alla presenza di autorità civili e religiose il Muklem, il primo museo al mondo interamente dedicato all'agrume simbolo di questa terra, il clementine. Nato dal connubio tra l'azienda Medimais Calabre e l'associazione culturale Aglaia, che ha avuto l'intuizione, il museo mira a valorizzare un prodotto d'eccellenza, ponendosi anche come elemento di attrazione territoriale e luogo aggregante. E grazie all'innesto dell'arte nelle sue varie forme, si è riusciti a rappresentare diverse prospettive. Tanti gli artisti, tutti calabresi, che hanno impreziosito il Muklem con le proprie opere dedicate al clementine, ognuno con la sua personale interpretazione tecnica. Chi ha usato il decoupage, chi ha giocato sulle assonanze dei versi, chi ha proposto un'immagine ambivalente, chi ha rappresentato il frutto come punto di contatto tra due territori. Tanto quando si parla di un museo si parla di una struttura che dovrebbe spiegare, in un certo senso dovrebbe essere un complemento di quello che è l'elemento che all'interno è rappresentato. Io chiaramente provengo da una città in cui il bergamotto, no, lo chiamano l'agrume tanto colto, e il clementino in effetti rappresenta una specificità alloggi, una specificità del luogo che all'interno di questo spazio museale, che ha sicuramente una valenza didattica ma anche e soprattutto una valenza scientifica, una valenza di tipicità geografica, ma probabilmente l'innesto più creativo è dato proprio dalle opere degli artisti che voi vedete qui a sinistra, dove il clementino è diventato soggetto autonomo in cui notare non quelle che sono le capacità e le proprietà organolettiche che si possono vedere attraverso queste schede nel percorso conoscitivo, ma ogni artista che proviene poi dalla nostra Calabria ha messo in evidenza una sua specificità. Però facciamo un po' di chiarezza sul nome di questo agrume, sia sul nome della pianta sia sul nome del frutto. Il frutto si chiama clementine, la pianta si chiama clementine, perciò il museo obbligatoriamente si doveva chiamare Museo del Clementine, un po' come il limone, no? Il frutto del limone si chiama limone, la pianta si chiama limone, quindi è la stessa cosa. Io che rappresento la parte tecnico-scientifica, di queste cose ne abbiamo discusso più volte in occasione di incontri e convegni nazionali ed internazionali, quindi siamo tutti d'accordo, la comunità scientifica assolutamente non vuole sentire parlare di clementino o di clementina, il nome è clementine. Il clementine, concentrato di proprietà benefiche, coltivato in tutto il mondo, nella piana di Sibari ha trovato delle condizioni climatiche particolarmente favorevoli, che ne determinano uno standard qualitativo elevato, e la ricerca sta allungando la stagionalità. Quindi da più di 20 anni tutta la comunità scientifica di cui io faccio parte stiamo lavorando e abbiamo selezionato quindi moltissime altre varietà di clementine e quindi abbiamo allargato la stagionalità, l'abbiamo portata dai 2 mesi di una volta a circa 5 mesi ora, che vanno da ottobre a tutto febbraio compreso. I presenti hanno potuto apprezzare anche le prelibatezze del territorio, scoprendo inoltre il legame tra clementine e gastronomia attraverso la raccolta di ricette curata da Maria Curatolo. Si è curato ed elaborato una raccolta di ricette con le clementine proprio per diffondere e valorizzare quello che è il nostro naturale prodotto, le nostre eccellenze. E quindi con pochi semplici passaggi in cucina si può gustare questa fragranza che sono appunto le nostre clementine. Il libro è stato suddiviso in ricette con antipasti, cioè si è partiti dagli antipasti, primi piatti, secondi piatti, piatti fantasia, dolci, confetture, liquori e bibite. Su questo Muklem?
Le impressioni sono state veramente belle, perché dopo un momento come quello che abbiamo vissuto noi nella nostra città della fusione, bisogna valorizzare il territorio. È una delle cose più importanti nel nostro territorio, è proprio questo. Ma la cosa che mi ha colpito particolarmente è questo incastro fra la natura agreste, ecco, e invece l'arte. E questo museo ha messo in risalto proprio questo. E di conseguenza la valorizzazione, mettere in risalto queste cose per noi è molto importante, soprattutto per far conoscere alle persone che vengono, con i nostri non oriundi, le persone da fuori, di far vedere quello che siamo, quello che è i nostri valori. Magari per noi abitanti alcune cose sembrano scontate, perché sappiamo più o meno come si raccolgono, la lavorazione di queste clementine, siamo circondati da questa bellezza, siamo quasi abituati a questa bellezza. Però immagino chi viene da fuori, vedendo questo museo, si rende conto di come, di quanta bellezza c'è. E quindi credo che sia veramente un'ottima iniziativa questa. E spero venga divulgata. E ci voleva. È sicuramente una bella iniziativa per Corigliano e la Sibaritide. Finalmente il giorno della inaugurazione. Il Muclem è diventato realtà. Com'è andata? Sembra abbastanza bene. La gente c'è. Pare piaciuto, quindi sembra che sia andata bene. L'azienda quanto è soddisfatta? L'azienda è molto soddisfatta perché si sta impegnando in prima persona per lanciare, o meglio, per sviluppare le clementine. Veramente sarà uno sbocco soprattutto per l'integrazione con aziende, con scuole, con a livello turistico, perché speriamo che questo sia un punto di inizio per l'azienda. È una cosa nuova che speriamo porti bene a tutti. La cultura olistica, il colore arancione e le sue proprietà, nella scheda curata da Carolina Battistiol. Più che altro parliamo della filosofia yogica, dove abbiamo 7 chakra, che sono dei punti energetici che raccogliamo l'energia dall'esterno e viene distribuito in tutto il nostro corpo. Dipende da dove si deposita questa energia, ci sono delle vibrazioni particolari, in questo caso che diffonde l'arancione, che si trova in una parte specifica del nostro corpo, cioè il secondo chakra, nella parte bassa sotto il ventre, e lì abbiamo a che fare con i reni, i filtri, quindi anche mangiare qualcosa di arancione, oltre chiaramente le clementine, anche qualsiasi tipo di prodotto arancione, aiuta alla pulizia dei filtri, la parte acquosa del sangue e tutti quelli che sono i liquidi anche nella riproduzione, perché il secondo chakra si riferisce in particolar modo agli organi genitali, quindi sessualità, creatività, empatia, sensibilità e anche sotto un discorso emotivo, come per esempio sconfiggere le paure, più sicurezza in se stessi e così, insomma, ci sarebbe da parlarne veramente tanto solo del colore arancione. Quindi assumendo o indossando qualcosa di arancione si porta un po' l'equilibrio su questo tipo di emotività. Quindi come è stato concepito lo spazio all'interno del Muclem? Questo spazio è stato concepito da poter mettere assieme tutti gli elementi che poi lo costituiscono, no? Quindi far conoscere ed esporre c'è diversi aspetti, c'è la parte delle schede, c'è l'agroalimentare, l'albero che è c'è la caratteristica di questo c'è un museo che è proprio quella delle clementine, no? E poi di poterlo leggere questo spazio c'è ripercorrendo come se fosse c'è un fil d'unione, questo fil rouge che poi si conclude sempre, si parte c'è dall'ingresso e si riesce poi dall'ingresso come se avessi poi un po' c'era chiuso in poco spazio tutto ciò che bisogna c'è vedere, no? Che questo c'è la produzione. Questo spazio è fondamentale anche per chi ce ne verrà a fare visita. Quando c'è la colonna era d'ingombro e noi l'abbiamo resa veramente architettonica e centrale.
Abiti di clementine, pareti arredate con cassette dai colori brillanti, radici che scendono dal tetto e alberi ricchi di zagare. Prezioso il contributo apportato da artigiani e artisti del territorio, così come la collaborazione con altre realtà aziendali per la fornitura di materiali da riciclo. Un assemblaggio di idee tra cultura, arte, poesia visiva, botanica, arredi e filiera, con un'attenzione particolare alla didattica per rappresentare al meglio la biodiversità calabrese. Si è realizzato un sogno che non appartiene solo all'associazione Aglaia o all'azienda Gallo, ma all'intero comprensorio, perché avere in questa città, in questa realtà, il Museo del Clementine significa dare vita e sostegno a quella che è una delle nostre eccellenze primarie, il clementine. In realtà, entrando nel nostro museo, sono rimasti molto sorpresi i visitatori, perché pensavano di trovare forse qualcosa di più agreste, comunque legato all'agricoltura, ma sono rimasti sorpresi perché gli abbiamo fatto trovare anche altri linguaggi comunque contaminati e legati sempre da questo frutto meraviglioso. E quindi l'arte, l'artigianato, io vorrei ringraziare davvero tutti, innanzitutto le mie compagne di viaggio, Carolina Battistiola e Maria Curatolo, che hanno supportato l'intero lavoro, l'intera organizzazione. Ringrazio ovviamente l'azienda Gallo che ci ha permesso di realizzare questo sogno, e crediamo fermamente che per la Calabria il messaggio vincente è sempre quello di costruire, di usare la passione e l'amore, perché sono questi i sentimenti che fanno crescere un luogo, non altro. Quindi noi ci abbiamo messo il cuore, il nostro impegno, e speriamo davvero che possa decollare quello che è un punto di partenza. Partiamo da un piccolo frutto per arrivare oltre, altrove, oltre i confini, e per dire che la nostra storia è molto forte. Noi prendiamo nelle mani il passato storico della Magna Grecia, lo portiamo avanti, lo consegniamo ai posteri, nella speranza che possa essere davvero una Calabria vincente, quella che si affaccia al nuovo millennio. Cosa può rappresentare il Museo del Clementine, il Muclem, in questa zona? Beh, è un'idea questa qui che va enormemente apprezzata, a mio parere, perché in un territorio dove il Clementine rappresenta la spina dorsale dell'economia, partire con un museo unico al mondo credo che sia veramente una bellissima idea, una idea geniale, no? Una idea che va apprezzata, che va sostenuta. In termini di immagine, credo che se questo museo viene gestito nella maniera corretta, credo che può avere un ritorno, una risonanza in termini di immagine, di marketing, di promozione notevole. Il Muclem è visitabile nella città di Corigliano Rossano presso l'azienda Medimais Calabra SRL in Contrada Salice, nella zona industriale località Corigliano.